Hai provato mille volte a immaginare questo momento, nelle difficoltà credevi che questa gara non sarebbe mai arrivata, quando tutto girava alla perfezione la vedevi dietro l'angolo, ma mai hai mollato e mai hai dato tutto per scontato. Mattinata come le altre, anche se le vibrazioni ti hanno fatto rendere conto che questa non è una domenica qualunque. Sei Vito D'Agnello e anche oggi proverai a costruire gli attacchi che ti separano dall'appuntamento con la storia. Sei Enrico Fiorentino e sei pronto a schiacciare a terra tutto quel che capita. Sei Donato Incerti, condottiero prescelto, specialista in promozioni. Sei Rutigliani, o Vendola, o Bisceglie, o Maggialetti, o uno qualsiasi del gruppo. Tutti preziosi e decisivi, a 100 metri dal traguardo. E tu, tifoso biancoazzurro, chiudi gli occhi e goditi il momento. Pala Udine di Mesagne, gara 2 di quell'atto che potrebbe regalare la Serie C già a partire da questo pomeriggio alla Michele Caroli Ruvo di Puglia, che dopo un incredibile tour de force è qui pronto a giocarsi le sue chance per entrare a far parte degli annali. Un double che sarebbe straordinario, dalla prima divisione sino alla Serie C. Allenamento dopo allenamento, fatica dopo fatica, fin qui a giocarsi il primo pallone di questa gara 2. Vendola sbaglia l'attacco, 1-0 Mesagne in gara 1, squadra perfetta o quasi, 3-0 perentorio nei confronti del Mesagne, squadra ruvese che ha lasciato davvero le briciole agli avversari, che oggi si presentano in maniera diversa, con Capozziello che torna a fare solo l'allenatore, non il giocatore coach che avevamo visto nel corso di gara 1. Adesso subito al servizio, fa paura Mesagne, 2-0 il parziale. Alla battuta c'è Solazzo e dunque un sestetto, quello gialloblè, che si è ridisegnato con Argentieri che torna a fare il libero. Arriva anche il primo punto biancoazzurro, ci aspettiamo di tutto, ci aspettiamo qualsiasi gioia o delusione, chissà. Siamo pronti a vivere questo gran pomeriggio di sport. Per la pallavolo Rubastina questo significa davvero tanto, dopo la promozione doppia l'anno scorso delle ragazze della Tecno Switch e degli uomini della Michele Caroli, adesso c'è subito il muro a sigillare le speranze altrui, o chissà. Con me Francesco Pitto, 2-2 il parziale, ci aspetta una gran bella partita. Buonasera a tutti innanzitutto, scusate il gioco di parole, ma ci sta, ci stiamo per giocare la storia, l'ingresso nella Premier League del volley pugliese, quello che da quest'anno è un campionato nazionale, visto che ci sono anche le due lucane nel volley femminile, ovvero Potenza e Montescaglioso, e non ce n'erano in Serie C maschile, ma l'anno prossimo ce ne potrebbero essere. Andiamo a conquistarci questa fetta di storia. Mi lascio nelle buone mani di Paolo Pinto. Vendola in diagonale, ben difeso. Allora Rutigliani, D'Agnello si affida a Vendola. Va Vendola, il muro out di Mesagne. 3-3, nessuna fretta, nessuna voglia di strappare tutto e subito. La grande capacità di gestire i momenti della stagione e delle singole gare ha portato la Michele Caroli a conquistare il secondo posto al termine della regular season e ad avere la chance subito del pass promozione da conquistare quest'oggi o eventualmente in gara 3, ma i ruvesi vogliono essere qui con la testa, col corpo, col fisico, con tutto quello che hanno a disposizione, perché il discorso va chiuso il prima possibile. Dall'altra parte squadra esperta, squadra che è già in Coppa Puglia, ha messo in difficoltà i ruvesi vincendo 3-2 al Palafiori di Terlizzi. Quella era un'altra squadra, una squadra che forse era convinta di poter battere i suoi avversari e invece nulla di tutto ciò, un po' di delusione per i ruvesi che poi di testa andarono subito a riprendersi il terreno perso in classifica e sono arrivati fin qui. Un avvio di stagione un po' complicato, poi
squadra perfetta che davvero ha avuto tanto da Enrico Fiorentino, uno che l'anno scorso non c'era ma ha impiegato pochissimo ad adattarsi, così come i vari Vendola e Mazzola. E quest'oggi eccolo qua Enrico Fiorentino a siglare il punto numero 4 per dimezzare subito le distanze, 5-4 il parziale. Un gruppo unito più che mai, lo dicevamo anche ieri, un gruppo di amici che si ritrova qui a giocarsi questo appuntamento con la storia per conquistare la Serie C. Davvero una storia pazzesca che merita di essere raccontata, con tutte quelle che sono state le peripezie per arrivare fin qui, compreso anche un incidente automobilistico che forse è stato da traino, da motivatore inaspettato verso questo percorso. In difesa Messagne fin qui lavora benissimo, altra opportunità per Fiorentino che attacca senza muro. In pratica è come provare a difendere un castello senza mura. 5-5 il parziale. Enrico Fiorentino c'è, lo dice a tutti, lo fa alla sua maniera, mettendo a terra l'ennesimo pallone importante di questo avvio di gara che aveva visto per ben due volte Messagne col break di vantaggio recuperati, riaccorciate le distanze. E allora Vendola con Argentieri che fa quel che può, Magri può provare a mettere in difficoltà i ruvesi e ci riesce. Daniello però serve Bisceglie che la rimette dall'altra parte. Occhio Magri, attacca out, primo vantaggio del primo set della squadra bianco-azzurra. 6-5 il parziale. Come detto, Sport Ruvese che vuole ruggire, a cominciare dalla squadra maschile che di fatto è l'unica che quest'anno potrà brindare alla promozione come ovviamente società di squadra partecipante a uno sport di squadra come la pallavolo, un movimento poi pallavolistico che tra Ruve e Terlizzi cresce sull'onda dell'entusiasmo. Un po' di proteste, un po' di polemiche, anche incerti, adesso va a protestare con l'arbitro, si pensa al prossimo punto. 6-6, avvio assolutamente equilibrato, ed era stato così anche in occasione di gara 1 dove avevamo vissuto un perentorio a lungo della squadra rubastina nel corso del primo set, ripresi poi dal Messagne. Adesso c'è l'infrazione da parte di Daniello, invasione sotto rete, 7-6 il parziale. Adesso si torna subito in, al servizio con Radeglia, Lorenzo Radeglia, maglia numero 16 per lui, è un 2-0 di parziale questo qui che vi stiamo raccontando adesso. Daniello la rimette dall'altra parte, un palleggio che quasi mette in difficoltà Messagne, Magri arriva con Vendola che ci ha provato a difendere su quell'attacco quasi senza muro di Magri. 8-6, 3-0 di parziale, tornano due i punti di vantaggio di Messagne che in questo avvio sembra averne qualcosina in più. Sì, era pronosticabile che c'era un altro Messagne, un altro team rosso-blu e giallo-blu oggi dall'altra parte della rete, e così è. Siamo 8-7, c'è da sudarsi questa promozione in Serie C, ma andiamocela a prendere. Che problema al tabellone principale, adesso provano subito a rimediare. Anche la panchina dei ruvesi adesso si alza, c'è il muro adesso da parte di Fiorentino. Bene allora Enrico Fiorentino, dovremmo essere 8-8, è così, 8-8. Adesso arriva subito la segnalazione da parte dell'addetto al tabellone, ci scherza su incerti, non era 9-7, era 8-6, adesso è 8-8. Auricchio in battuta, come vedete strappi e controstrappi, sembra di stare in una delle tappe del Giro d'Italia dove il corridore che deve recuperare minuti in classifica generale parte e va all'attacco, e gli avversari che devono vincere per il paradiso sono lì a tergiversare, ad aspettare il momento propizio per provare il contrattacco. Per il momento 9-8, Magri in battuta, lui classe 74, Vendola, Daniello per Tangari, ottima scelta da parte di Daniello, Tangari lì e l'uomo fino a questo momento di questa finale playoff, ha fatto benissimo in gara 1, lui sostituisce l'altro Rutigliani, ha acciaccato un problema fisico che l'ha tolto dalle gare finali della stagione regolare e poi da queste due al momento di playoff. Occhio Enrico Fiorentino, subito Solazzo, e c'è l'errore da parte di Messagne e c'è il vantaggio allora per la squadra ruvese.
c'è il controsorpasso 9-10, Enrico Fiorentino in battuta, bisogna sfruttare questo che è un momento assolutamente importante con Fiorentino lì in battuta e Messani che fa quel che può per difendere su di lui il muro di Rutigliani. Messani deve ricominciare, attenzione a questo attacco senza muro, Daniello si affida a Rutigliani, il muro di Messani, Bisceglie allora per Daniello, ancora la veloce per Tangari e l'ottima difesa di Vendola, Daniello, attenzione a Rutigliani, c'è l'infrazione sul palleggio, era il momento di provare la fuga, c'è l'errore di Daniello, 10-10, risultato ancora di parità, risultato che indica come l'equilibrio fino a questo momento, Regni Sovrano. Avevo detto che era battaglia oggi, in terra brindisina, in terra leccese, in terra salentina, è sempre così, più di ogni altro campo nel Salento è sempre battaglia, andiamoci a prendere questa Serie C. Nel frattempo attacco dalla seconda linea di Fiorentino e siamo 10-11. Ottimo Fiorentino, caldo, carico, prova a trascinare subito la sua squadra, Rutigliani adesso in battuta, vediamo se ci sarà l'allungo da parte della squadra ruvese, invece no, c'è ancora il muro di Messagne a far la voce grossa, 11 pari e va in battuta Solazzo, capitano della squadra gialloblè, tanta esperienza, ovviamente questo è un ambiente in cui si è sempre dato tanto alla pallacanestro e alla pallavolo. Vedete, ci sono due scudetti laterali che indicano la vittoria nel 2012, il titolo italiano per l'under 19 maschile di basket e poi l'under 12 nella passata stagione, sempre con la sfera cestistica ma anche con la pallavolo, non si scherza, arriva il numero da parte di Pasquale Tangari, occhio al numero 22, 11-13 il parziale, più 2 Tangari e quella maglia pazzesca che lo porta adesso a essere uno dei grandi protagonisti di questo primo set. Hanno battezzato out il suo servizio sbagliando, freccia, sorpasso, tentativo di fuga, la maglia è bianco-blu, Tangari, è una battuta molto insidiosa, stavolta si perde in centimetri al di là della linea di fondo, è un primo tassello, è un primo tentativo di scrollarsi di dosso qualche tossina di tensione che inevitabilmente c'è. In effetti un mini break, proviamo a conservarlo nonostante l'attacco a rete di Vendola, proviamo a rimettere giù questo pallone e a tenerci questo punticino di vantaggio che potrebbe servirci nella parte finale del set qualora si andasse allo sprint e in effetti purtroppo c'è l'ace del Messagne del 14-13 del controbre. E allora subito De Fazio con la sua battuta a portare due punti consecutivi casa Messagne, a ribaltare la situazione, 3-0 il parziale di Messagne, adesso arriva l'errore in battuta da parte di De Fazio e guarda caso, risultato ancora quello di parità, 14 pari, Daniello in battuta, eventuale gara 3 si disputerà domenica prossima, ovviamente a Ruvo di Puglia. Il vantaggio del secondo posto è servito ai ruvesi per acquisire questo vantaggio nel primo turno promozione. Fiorentino, la difesa del capitano Solazzo, Magri attacca col muro, l'ultimo tocco di Magri, punto Ruvo, 14-15, alternanza di vantaggi, Daniello, tocca a lui adesso continuare la serie positiva per i bianco-blu. Ottimo muro sull'attacco di Magri, il numero 10 gialloblè, l'ultimo a toccare e allora punto per i ruvesi. Ancora adesso Solazzo attacca senza muro e fa un gran successo, Friolo, 15 pari. Ancora equilibrio, tanto equilibrio in questo pomeriggio brindisino. Occhio a Bisceglie, rischia qualcosina sulla ricezione. Enrico Fiorentino e la palla che termina out, ottiene tutto quel che vuole in questo pomeriggio. Occhio al dato perché è molto significativo, ogni qualvolta tocca a palla fa punto e Daniello lo sta servendo alla perfezione, va sottolineato anche questo aspetto. Già 6 punti del classe 83
Questo è out. Attacco giallo-blu ed è 15-17. Di nuovo contro break Terruvo. E siamo avanti di 2. 15-17, dicevamo, al servizio Vendola. Primo tempo vincente da parte del Mesagne, siamo sul 16-17. Ripasso il microfono a Paolo Pinto. Pompeo Dellatti, classe 93, la mette lui a terra, 16-17. Dopo il punto numero 16 c'è il cambio, fuori Radeglia, entra dalla panchina con la maglia numero 15 Sandro Passaro, classe 81. Va in battuta al servizio Vendola, bene in ricezione. Daniello arriva in soccorso del suo compagno, più di questo potevano fare. Allora attenzione a Magri, tutto solo, va, non prende neanche l'ascensore su questo attacco forte dei suoi centimetri. 17 pari, 74 è l'anno di nascita di Magri, tanta esperienza, tanti ottimi risultati nella sua carriera pallavolistica, e all'età di 44 anni ancora in campo a provare a vincere una finale. Stavolta non chiude l'attacco fiorentino, bene Biceglie. Daniello si affida a Vendola, attacca out dalla seconda linea. Qui qualche rischio di troppo da parte dei ruvesi, forse è il momento di andare di sciabola, di essere un po' più cattivi e badar poco all'estetica. Questo è un match nel quale conta vincere. Stop adesso Rutigliani. Mesagne riesce quasi a tener vivo il pallone, non ci riesce, e allora 18 pari. Alternanza pazzesca di emozioni, più 2 Ruvo, più 1 Mesagne, adesso parità, Auricchio in battuta. E questo è stato un turno che precedentemente aveva portato risultati positivi in casa Michele Caroli. Vediamo se sarà così anche questa volta, vediamo quello che accade, vediamo cosa i ruvesi portano a casa. Auricchio, Magri in ricezione, Rutigliani fa tutto lui, si complica la vita Mesagne, torna 1 il punto di vantaggio della squadra ruvese. Magri ha provato un bunker della disperazione, non l'ha aiutato. Auricchio, ancora Magri, attenzione poi all'attacco proprio chiamato, cercato, trovato di Magri. Poteva essere più attenta però la difesa rubastina, Vendola non ci è arrivato. 19 pari, arriviamo al ridosso della conclusione del primo set e può succedere davvero di tutto. Attenzione a Magri in battuta, Vendola in ricezione col palleggio, Rutigliani, il muro out di Mesagne a quota 20, per primi ci arrivano i ruvesi. E allora fiorentino adesso, servirebbe qualche punto diretto col servizio, non farebbe davvero male in questa fase, e si affida all'uomo migliore Enrico Fiorentino. Ricezione perfetta da parte di Mesagne, che attacca out senza deviazione del muro. 21-19. Quando sente l'odore del sangue questa squadra si trasforma. Occhio al vampiro fiorentino lì in battuta, maglia numero 3. Altro servizio e dal 19 pari, adesso siamo 19-21. Sbaglia Fiorentino, però il break adesso va difeso fino in fondo, potrebbe essere davvero decisivo cominciare bene questo match. In effetti proviamo ad andare a conservare questi due punti di vantaggio, in questo momento uno, e mettere giù subito il pallone, ma ciò non avviene. C'è l'ace del Mesagne per il 21-21. Peccato, perché era un momento importante, facciamo questo errore in ricezione, rimettiamo tutto in discussione col Mesagne che adesso va ancora in battuta. Biceglie stavolta col bunker, Daniello si affida a Fiorentino dalla seconda linea, muro di Mesagne, Vendola per Rutigliani, il muro ancora di Mesagne che però non riesce a concretizzarsi. Punto Ruvo, 21-22, ancora l'imbarcazione biancoazzurra con la prua davanti rispetto a quella di Mesagne. Siamo ormai in mare aperto, siamo ormai in prossimità della conclusione di questo primo set. Rutigliani in battuta,
Attenzione alla ricezione di Argentieri, si complica la vita Mesagne, Solazzo non può attaccare, Bisceglie, Daniello, Vendola, muro, out, e allora 21-23, a due punti dal primo set, è un frangente di quelli importanti, non bisogna pensarci, bisogna pensare a mettere a terra pallone dopo pallone, time out Mesagne, ed è un momento nel quale adesso la Michele Caroli si ferma un attimo. Questa è la scelta da parte di Salvatore Capozziello, quella di far pensare, pesare questo momento ai ragazzi rubastini. Dobbiamo rientrare concentrati e conservare questi due punti. Chissà, chissà, portare a casa questo primo set significherebbe mettere un mattoncino importante per quello che ci aspetta nelle prossime ore e mezza, due ore. Andiamo a conquistarcelo. Al servizio per il team terruvese, Rutigliani, Luigi. Cerca il libero avversario, c'è l'attacco del Mesagne, l'invasione a rete ed è 24-21, 3 palle 6. 3 set point, il primo però viene bloccato, arrestato da Salvatore Capozziello, 24-21, dal 21 pari, freccia, sorpasso e adesso pochi metri dalla linea del traguardo del primo set. Sarebbe davvero importantissimo per i colori bianco-azzurri assestare il colpo del primo set, significa dire agli avversari: ne abbiamo giocati 4 di set in questa finale, fino a questo momento li abbiamo vinti tutti e 4 noi, o fate qualcosa di diverso, oppure signori c'è poco da fare. E allora Ruvo di Puglia qui adesso concentrata con Rutigliani al servizio, 21-24, primo momento decisivo del match. Rutigliani al servizio, lui maglia numero 7, e arriva l'ace diretto, si addormenta Mesagne, la Michele Carolino avanti 1-0, 25-21. Tra poco riprendiamo il racconto di questo match con il secondo parziale. Tutto pronto per la ripresa dei giochi. Michele Caroli avanti di un set, 25-21 il parziale. All'improvviso un lampo dal 21 pari, Mesagne si è smarrita malgrado i due minuti di sospensione chiesti dalla panchina gialloblè. Poco da fare sulle bordate di Rutigliani, Mesagne si è sciolta e Ruvo ne ha subito approfittato. In pratica in questa finale tutti e 4 i set fin qui disputati se li ha portati a casa la squadra biancoblè, e questo la dice lunga sulla voglia della Michele Caroli di centrare questo obiettivo, di centrare questo traguardo. Adesso deve cambiare qualcosina, per la verità lo hanno fatto anche prima di questa gara, ripristinando come libero Argentieri con Capozziello che si è seduto in panchina. Deve inventarsi qualcosa la formazione gialloblè, altrimenti rischia davvero di non riuscire ad andare oltre l'equilibrio, oltre i due punti di vantaggio che aveva tenuto per lunghi tratti nel primo set. Adesso c'è Tangari, scatenato sotto rete, arriva l'1-0, primo punto del secondo set del numero 22. Cali di concentrazione, cali di intensità al momento non registrati non appartengono a questa squadra, quantomeno quando avverte il momento che conta, il momento in cui bisogna solo fare una cosa, vincere. Adesso Argentieri in ricezione, attenzione al muro di Daniello che si oppone a Demitri, anche lui propositivo in questa azione per carità, ma non ha fatto i conti con numero 13, Daniello che gli ha murato il punto numero 2. Ruvo avanti anche in questo avvio di parziale, Tangari sempre in battuta, Mesagne se non dovesse reagire davvero potrebbe crollare da un momento all'altro. Non è squadra che fin qui ha dato questi segnali, ma attenzione, gara 1, il terzo set in pratica non si è giocato. Adesso Demitri mette a terra il punto numero 1 per Mesagne, 1-2, Fiorentino ha fatto quel che ha potuto, non si aspettava il colpo di Demitri che ha superato il muro, è trovato in difficoltà Fiorentino. Attenzione ancora a Mesagne con Bisceglie, fa un miracolo in ricezione, Daniello, e Fiorentino comunque attacca
Trova però la difesa di Mesagne con Magri che attacca il muro luvese a lavorare bene. Rutigliani per Vendola, numero di Vendola e c'è il 3-1. Più 2 per la squadra ruvese. Questo è un punto conquistato con le unghie. Davvero complicato. Ci ripresentiamo, ci riproponiamo con Daniello alla battuta. Vito Daniello, uno degli elementi portanti dell'ambiente ruvese, uno di quelli che ha lavorato sodo per arrivare fin qui a giocarsi questa grande emozione, questa grande pagina di storia che tutti insieme i ragazzi stanno scrivendo. Hanno tutti la stessa importanza, tutti fantastici, sanno, questa settimana sono rimasti tutti concentrati, l'hanno sentita al punto giusto, nel primo set si è visto quando c'era il momento di, era il momento di uscire gli artigli, l'abbiamo fatto e abbiamo abbattuto gli avversari. Bisceglie si affida ancora a Fiorentino Ruvo, il muro di Mesagne, Magri, miracolo di Bisceglie, attenzione perché c'è stata la reazione auspicata quantomeno per la partita da parte del Mesagne. 4-3 il parziale al 3-1, 3-0 di break per i gialloblè. Occhio adesso a Mesagne che vuole assolutamente provare a scappar via. Vendola va a pescare però le mani di Solazzo. Magri, pallonetto di Magri, lo difende Fiorentino. Vendola nella zona di nessuno, 4 pari. Mesagne però in difesa ha dei momenti di blackout davvero incredibili, ha dei momenti in cui si perde totalmente ed è difficile poi provare a ribaltare questa situazione. Buon per la Michele Caroli che invece ragiona con estrema lucidità. Vendola adesso il suo backer, Daniello si affida a Fiorentino, ci mancano i punti di Fiorentino. Solazzo, Magri, il pallonetto di Magri e il punto numero 5 di Mesagne. Abbiamo necessità di ritrovare la continuità con Enrico Fiorentino. 5-4 il parziale. Adesso va Demitri in battuta. Demitri, classe 81, sbaglia la battuta, non è il primo errore del suo pomeriggio. Sta alternando Capozziello, sta provando a scombinare le carte, si affida a tutto. Dall'altra parte davvero c'è una montagna che non riesce a scalare. Auricchio, Argentieri in ricezione, poi Magri, Daniello lo difende molto bene. E allora Auricchio per Fiorentino, palla complicata da attaccare, lo fa Fiorentino. Daniello arriva per Rutigliani e c'è Mesagne che si complica la vita. Pallaccia dei ruvesi, la possiamo definire così. Ma fanno punto e quindi tutto bene, 6-5, ritrova subito il vantaggio la squadra ruvese con Auricchio in battuta, 2-0 di parziale, 5-6, ancora Auricchio, Argentieri, Magri, Rutigliani di testa praticamente, Vendola e Daniello la deve mettere dall'altra parte, pescando Mesagne che si riorganizza con Magri e poi Ruvo che questa non riesce proprio ad alzarla. Sta succedendo di tutto, le pallacce ci appartengono e le portiamo a casa con grande fame. Forse mai visti così affamati, mai, mai, è la fame giusta per andarci a prendere l'obiettivo. Fiorentino, mamma mia che bolide, avevamo detto che sentivamo l'assenza dei suoi colpi. Di certo non pensavano la stessa cosa dall'altra parte della rete. Adesso ne ha disintegrati un paio ed è una bordata questa che fa male anche al morale di Mesagne che sta cercando di ricostruire le basi per provare a scalare la vicenda. Fiorentino in battuta, Argentieri, attenzione adesso a Rutigliani e Daniello che pasticciano, punto numero 7 per Mesagne. Incerti ovviamente, è sempre alla ricerca della perfezione, non perde un attimo per allenare la propria squadra. C'è un chiarimento tra Vendola e Daniello, ci mancherebbe altro che facciamo storie tese adesso nel bel mezzo di questa finale playoff. Si chiariscono ovviamente
in maniera intelligente, si riprende a giocare, bisogna schiacciare il prossimo pallone, lo fa Rutigliani, ci siamo già dimenticati tutto, 8-7 il parziale, noi ce l'avevamo dimenticati anche il punteggio, che in sostanza non cambia, equilibrio assoluto, se proprio c'è una squadra che prova ad andare in fuga, quella è la Michele Caroli. In effetti ora proviamo a crearci questo break, ad allungare con Luigi Rutigliani al servizio, chissà. Ricezione del libero avversario, se è dall'altra parte il palleggiatore avversario ed è 8-8. Ottima la soluzione da parte di Solazzo, Argentieri adesso in battuta, maglia numero 9 per lui. Bisceglie, Daniello, Vendola, il muro di Messani lavora bene stavolta. Prova Demitri, murato da Vendola, e lì era già inginocchiato Friolo, che ne voleva portare su un'altra, non c'è riuscito. 9-8. Continuano ad alternarsi le rotazioni. Tanga ritorna in battuta. Non era facile comunque per Tanga rifarsi trovare pronto in questa serie. Invece ha risposto presente, a dimostrazione dell'importanza di questo gruppo straordinario. Punto di Vendola, deviazione di Messagne, palla out, 10-8. Come diceva Francesco prima, non c'è un solo elemento significativo della squadra che si può ergere a emblema di questo traguardo, ma bisogna parlare di gruppo. L'abbiamo sottolineato anche quando abbiamo parlato e speso parole importanti per i vari Mazzola, Maggialetti soprattutto, che ogni qualvolta è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Attenzione, punto diretto di Tangari, pesca Argentieri, lì sfiduciato, si appoggia quasi a terra. 8-11, l'N22 va a far la differenza. Messagne sembra essere un attimino sulle gambe, non ci illudiamo ovviamente, bisogna continuare a martellare fino alla fine, fino alla fine, concentrati fino all'ultima palla. E vabbè, questo poteva far male, difatti ha fatto male il muro di tre muri quasi consecutivi di Arcangelo Vendola, ed è 8-12, Ruvo Terlizzi al giro di boa, andiamo, ed è time out chiesto da mister Capozziello. Momento molto delicato dell'intera serie, perché Messagne ci ha provato più e più volte a dare qualche colpetto agli avversari, che si sono prontamente rialzati e adesso sono lì sotto di un match, un set e 4 punti, e insomma davvero vedono un po' di buio dinanzi a loro, davanti al tunnel che potrebbe spalancare le porte della Serie C alla Michele Caroli. Provate a vedere la luce dall'altra parte, un match di vantaggio, un set e 4 lunghezze di differenza, non bisogna assolutamente cedere ma ingranare ancora di più marcia, velocità, tutto quello che si ha a disposizione per concludere quanto prima questa avventura. Magri in ricezione, pescato lui, attenzione adesso al colpo di Demitri. Punto numero 9 per Messagne, entrato con la maglia numero 15 Passaro, continua ad alternare le sue rotazioni. Capozziello non sa come venirne fuori, si affida anche a qualche santo lassù, vediamo un po' quel che accade. Bisceglie, Daniello per Auricchio, stavolta difende bene Messagne, attenzione a Demitri, l'uomo in più adesso, Daniello Bisceglie, Rutigliani per Fiorentino, palla difficile, Fiorentino però riesce comunque a mettere in difficoltà Messagne, che riattacca con Demitri, difeso da Fiorentino, attenzione a Vendola, il colpo di Vendola nella parte di campo più lontana, ed è il punto numero 13, 9-13, 4 di vantaggio per la squadra ruvese, che va con Daniello adesso in battuta. Adesso bisogna controllare un attimo le condizioni del parquet, bisogna asciugarlo dopo il tuffo con cui De Fazio ha provato ad arrivare sulla palla di Vendola, non c'è riuscito. Occhio a Daniello Auricchio, il francobollo di Auricchio, 14-9, Messagne non pervenuto in questo secondo set,
ha dato qualche colpettino in avvio, sembrava non crollare al tappeto, e invece 14-9. Daniello con la sua battuta mette in difficoltà Mesagne, Magri si affida a Demitri, il muro Rubastino, ma c'è stata l'invasione fischiata al muro biancoazzurro, subito Incerti pensa al prossimo attacco. 10-14, è un patrimonio da gestire nel corso di questo secondo set. Dobbiamo portarcelo fino al 25esimo punto, siamo sul 10-14, siamo soltanto al giro di boa, dobbiamo rimanere concentrati fino allo sprint finale, portando avanti punto a punto questi 4 punti di vantaggio che possono portarci ad un set della gloria. Attenzione adesso a Demitri, è lui che sta mettendo in difficoltà i ruvesi, trova il punto numero 11, riporta sul meno 3 Mesagne. Questa è una gara psicologica anche, perché immaginate una squadra che più crea più trova punti, e dall'altra parte una squadra che comunque costruisce ma non porta a casa nulla, e quindi lo scoramento si fa sentire. È lì che deve lavorare Capozziello, ormai dal punto di vista degli schemi, del significato, delle variazioni, c'è poco da chiedere ai propri ragazzi, che non devono mollare, devono restare lì in partita, malgrado dall'altra parte ci sia Terminator fiorentino, uno dei tanti che lascia il segno ogni qualvolta tocca il pallone. 15-11, siamo ormai, abbiamo superato la metà del secondo set, con Ruba avanti di 4 lunghezze e sempre al servizio con Vendola, ancora il numero 1 ruvese. Vediamo Mesagne come riceve, con Magri sempre, attenzione a Demitri, Bisceglie, ottimi difesa, Rutigliani per Vendola che non può attaccare, allora va a mettere in difficoltà Mesagne che si aggrappa alla rete con Dell'Atti, punto numero 12, 3 di differenza. Attenzione perché qualche segnale di reazione adesso arriva dalla parte gialloblè, sotto di 3 punti, vanno in battuta con Demitri, Claudio Demitri, il bolide che però esce di lunghezza. Ci ha provato lui col servizio, aveva messo in difficoltà la squadra avversaria in precedenza, stavolta non ci riesce, palla out. 16-12, 4 di vantaggio per la squadra ruvese, che è in battuta con Auricchio. Attenzione adesso ancora a Magri, il muro ruvese, benissimo. Poi con qualche frazione di ritardo viene fischiata la doppia a Tangari. 13-16. 3 punti di differenza. Attenzione a Magri, lui l'uomo più pericoloso, come ha detto 74, la classe di Magri. Rutigliani diagonale, stretto, che però finisce out. 16-14, guai a mollare adesso. In effetti, come dicevo prima, concentrati fino all'ultimo punto, sempre Magri al servizio, Bisceglie, Daniello, Tangari, punto numero 17, il centrale classe 95. Avanti di 3, fiorentino in battuta, ma Tangari è quello dei punti decisivi qui, sia nel primo set che adesso, nei momenti in cui magari Mesagne sembra dar l'impressione di poter rientrare in questo parziale, poi trova Tangari all'improvviso. Mesagne che comunque ha rosicchiato, era sotto di 5 lunghezze, adesso è sul meno 2 al cambio palla, che ha ottenuto con estrema facilità. Adesso va alla battuta con Dell'Atti, pasticcia in ricezione la squadra ruvese. 16-17, non ha mai chiamato minuto di sospensione Donato Incerti in questa serie, in un match e mezzo quasi, e questo significa che la partita, l'andamento del match è sempre stato a favore dei ruvesi, ma attenzione perché questo potrebbe essere un frangente nel quale potrebbe chiamare time out Incerti. Ma ancora una volta attacco di Tangari, muro out di Mesagne. 16-18 il parziale.
Tangari ancora una volta a timbrare sulle mani del muro giallo blè, che adesso deve difendere dal tentativo di Rutigliani. In battuta il numero 7, che ha chiuso di fatto il primo parziale. Ancora una volta Mesani dimostra di avere qualche difficoltà sul servizio di Rutigliani. Vendola ne deve approfittare, Ruvo attacca out ben oltre le mani del muro, 17-18, tutto ancora da vincere questo parziale per la squadra ruvese. In battuta adesso ci va con la maglia numero 15 Passaro. Il suo innesto, qualcosa ha cambiato in positivo per Mesagne, che ha reagito prima di alzare bandiera bianca. Tangari, Magri, punto Ruvo. Pasquale Tangari, più di un caso in questa serie di finale. Maglia numero 22, 17-19. Tangari ci va in battuta, è uno che è davvero col servizio, sta mettendo in difficoltà i gialloblè. Vediamo se si ripeterà. Argentieri, attenzione a Demitri, passa anche lui tra le mani del muro. 18-19, c'è un break, bisogna difenderlo. In effetti bisogna arrivare con questo mini break allo sprint finale. Siamo 18-19, mettiamo giù questo pallone, conserviamo questa palla break. Biceglie per Daniello, per Vendola, prova il pallonetto, attacco brindisino, rigiochiamo con Vendola che mette giù il pallone numero 20, il suo ottavo punto, il suo nono punto personale, 18-20. E andiamo al servizio con Capitan Vito Daniello. Anche la gestione dei cambi palla davvero molto significativa, è qui che sta facendo la differenza la squadra ruvese, la ottiene con la giusta capacità. Attenzione a Demitri, il muro, le mani di Rutigliani, palla che tocca il soffitto, 19-20, a quota 20 per primi i ruvesi, ma non basta, il target da centrare 25. Friolo, Vendola, Daniello, Vauricchio, indifendibile qua l'attacco di Auricchio, 21-19 più 2. È andato in una zona non difesa da Mesagne a colpire, la palla è passata tra le mani del muro e ha riconsegnato 2 punti di vantaggio alla squadra biancoazzurra. Attenzione adesso a Vendola. Argentieri riesce in ricezione a fare un miracolo, muro out, mette a 21. È ancora viva Mesagne e lo dimostra in questi scambi. Ha trovato onestamente da Demitri più punti rispetto a quelli che aveva offerto Magri nel primo set. Si sta affidando più al numero 19. La squadra gialloblè che ad altro. Adesso il suo tentativo di far male ai ruvesi finisce al di là della linea di fondo. Palla out, 20-22 il parziale. Hanno cambiato diverse scelte i gialloblè, ma il risultato non cambia. E in effetti, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato rimane quello. Ora andiamoci a giocare questo sprint finale, a cui arriviamo con un più uno che potrebbe divenire più due. Conserviamolo questo punto di vantaggio e andiamo verso quello che potrebbe essere il 2-0. Seguiamo con suspense questo turno a servizio di Magri. Riceve Vendola, Fiorentino a cercare la palla del 23-21, ma non è così. Rigiochiamo comunque dopo l'attacco brindisino. Rutigliani a mettere il 21-23 ed è più 2 a 2 punti dal secondo set del team terruvese. Al servizio con Fiorentino, capitano, l'uomo mercato, strappato al carbonara a settembre, ma al servizio. Attacco brindisino, rigiochiamo con Daniello che serve Rutigliani, che prova il block out, non lo trova, contrasta a muro Daniello, il libero Argentieri per il 22° punto brindisino, 22-23.
Beh, adesso anche sul piano dell'agonismo è una gran partita, nessuno che vuole mollare, nessuno che lascia lì il braccio, tutti che ci provano, tutti che ci credono. Mesani è rientrata nel set con le unghie, con grande determinazione, con i colpi di Demitri. Vendola, Daniello si affida a Fiorentino, braccio armato Fiorentino, Magri e la palla tocca il soffitto, quasi a soffiare i ruvesi verso l'alto. 2 set point per andare 2-0, per andare a un set dal sogno. Timeout Mesani, ci mancherebbe altro, è il momento davvero molto ma molto importante. Il secondo timeout chiesto dalla panchina di Mesani, fin qui andamento lento in questo secondo set ma estremamente importante. La tensione si fa sentire, Ruvo però incredibilmente sui cambi palla non trema mai ed è stato questo il segreto di questo finale di secondo set. Non diciamo gatto fino a quando non ce l'abbiamo nel sacco. Ma comunque la differenza l'ha fatta la correlazione muro difesa e gli scambi prolungati su una decina ne abbiamo 29, quindi questo significa che ci siamo quasi al servizio. Rutigliani, ci siamo quasi al 2-0, punto interrogativo. Luigi Rutigliani al servizio. Ricezione del libero avversario e attacco del 23-24 da parte di Friolo, che annulla la prima palla match set, scusate, al servizio il Mesani. Proviamo a conservare e a mettere giù questo secondo set point con Daniello ed è 23-25, 2-0 Ruvo. E ricedo la parola a Paolo Pinto. Poco da aggiungere, 25-21, 25-23, i parziali fin qui strappati dalla Michele Caroli al Mesani. Continuiamo a sottolineare la fame di questi ragazzi che hanno meritato anche questo secondo set, diverso rispetto al primo dove aveva regnato l'equilibrio. Poi nella fase decisiva Ruvo aveva messo la freccia, superato gli avversari, portato a casa il primo set. Poi per quel che riguarda adesso la seconda frazione è successo che la squadra ruvese si è portata avanti di 5 punti e poi si è fatta raggiungere sul meno 1, ma è stata glaciale su ogni cambio palla. Da lì in poi solo punti ruvesi vincenti, con Tangari, con Vendola, con Rutigliani, le palle sporche dominate dai ruvesi su ogni scambio prolungato, quasi sempre bianco-blu a portare a casa la posta in palio. Io andrei un attimo in pubblicità e poi ritorniamo subito per il set, quello che potrebbe essere decisivo per la promozione in Serie C della Michele Caroli Ruvo. Manca un set a questa squadra straordinaria che sta dominando questa serie di finale con Mesani, che ci prova, ci riprova, continua costantemente a mettere in difficoltà i ruvesi, ma nei momenti decisivi trova sempre una montagna da scalare. 25-21, 25-23, 2-7-0 per la squadra bianco-azzurra. Incerti, vuole massima concentrazione, non ha mai chiamato time out in questa serie di finale. Questa la dice lunga sulla bravura della squadra bianco-blè di portare a casa ogni frangente, tutto quello che c'era a disposizione. Adesso si comincia con Mesani avanti di un punto, guai a pensare che sia tutto finito. Certo, meglio essere un match e 2-7-0 che al contrario, ma bisogna restare cauti, bisogna ancora capire che bisogna costruire questo set. Io credo che Mesani farà di tutto almeno per strappare un parziale agli avversari, ma come si fa? Vendola, diagonale stretto, pesca, pizzica la rete, la linea di terra. Ora Tangari in battuta, si è fatto trovare pronto, ha aspettato anche lui tantissimo questo appuntamento, si è fatto trovare pronto lì adesso in battuta. Argentieri in ricezione, Mesani ci prova con Magri, palla out, 2-1 Ruvo. Illusione Mesani, poi Michele Caroli ha le mani sul match, completamente sul match, e Mesani si chiede come può fare a togliergliele. Il traguardo è a meno 23, meno 2 km e 300 metri. Nel frattempo c'è l'errore al servizio di Tangari,
meno 2 chilometri, perché ogni scambio vale 100 metri. Andiamoceli a conquistare metro dopo metro questi fatidici punti. C'è l'errore al servizio anche dei brindisini ed è 3-2. Andiamo a provare ad allungare con questo team targato Ruvo Terlizzi, con capitan Daniello al servizio in questo frangente. E c'è l'Eisti Daniello ed è 2-4, 2-4, break chiamato, break conquistato. Sempre Daniello al servizio. Ricezione brindisina, Magri a tentare di mettere giù il pallone, vincente del 3-4. Difesa ruvoese che non riesce a ricostruire ed è 4-3. Meno uno Mesagne. Dall'esaltazione vocale di Pittò state capendo ovviamente che questa squadra c'è, come anche questo terzo set, ci mancherebbe altro, che dopo aver apparecchiato la tavola al momento del dolce qualcuno si alzi. Pasticcia Mesagne, sta provando a fare qualsiasi cosa pur di non far punto la squadra gialloblè. Ironia ovviamente, e Vendola cerca l'angolino lungo, non lo trova, parità, 4 pari. Bisogna restare concentrati, incerti pezzi al prossimo punto. Mesagne che ovviamente d'ora in poi lotterà col 210%, perché ci vuol provare fino in fondo dinanzi al proprio pubblico. Non tantissimi, per carità, i supporter gialloblè, ma quelli che servono. Fiorentino, muro out, 5-4. Vorrebbe Demitri adesso che venga asciugato un po' il parquet. Punto di Fiorentino, ne sentivamo la mancanza, è arrivato, lo stavamo quasi chiamando, è arrivato anche questo. Vendola adesso prova a rimettere in gioco la sfera, lo fa battendo su Magri e non è la prima volta che succede. La palla passa tra nastro e mani di Auricchio, 5 pari. Ruvo che aveva confezionato già il primo break in avvio di terzo set, tutto da rifare. Demitri adesso in battuta. Bene Vendola, Daniello, Fiorentino va, punto numero 6. Demitri ovviamente restituisce palla dall'altra parte dove c'è già Auricchio pronto, e su questa battuta ha sempre sofferto il sestetto gialloblè. Capozziello lì ai bordi della panchina, battono tutti su Magri, è una scelta quella dei ruvesi. Daniello, Fiorentino, arma il braccio, il muro di Mesagne, poi la difesa, gialloblè fa quel che può, Magri in diagonale con Auricchio che non ci riesce a fermare l'attacco del numero 10. 6 pari del giocatore più veterano del match che adesso va in battuta. Attenzione, maglia numero 10, Magri. Bisceglie, Daniello, Rutigliani, il muro di Mesagne. Primo vantaggio nel corso di questo set, anzi il secondo dopo l'1-0 iniziale per Mesagne. Magri in battuta, occhio adesso. Dobbiamo tenere duro fino in fondo, uscire da questa rotazione e andare a mettere giù il pallone del 8-6. Purtroppo finisce dentro il muro, tentativo di muro out di Rutigliani, siamo 8-6. Attenzione, primo momento delicato del set. Magri, Vendola, Daniello, Tangari. Difende bene Mesagne, che non è stata mai avanti di tre lunghezze nel corso di questo match. Attenzione a Fiorentino, il bolide di Fiorentino. Poi Rutigliani, ancora Daniello, sempre Enrico Fiorentino, qui col pallonetto. Argentieri, miracolo. Poi Demitri attacca con l'aiuto del nastro, c'è la difesa di Vendola, Daniello dall'altra parte, Bisceglie può metterla docilmente al di là della rete. Muro di Tangari, 8-7, quando tutto sembrava finito, quando tutto sembrava perduto, quando chissà, forse Donato Incerti stava per richiamare attorno a sé i propri compagni di squadra. 8-7, muro di Pasquale Tangari, impressionante la continuità di Tangari nel fare punti nei momenti decisivi del set. Questo è un muro molto ma molto importante.
muro che fa male perché poteva significare più tre mezzani, invece è meno uno. Ed è invasione a rete ed è parità conseguita da parte di Rutigliani, il punto dell'otto pari. Qui c'è la fotografia della serie di finale dal muro di Tangari alla grande difesa dei ruvesi, malgrado il nastro a dir qualcosa di negativo. Otto pari, Mesani ci ha provato per un soffio, non si è trovato avanti di tre, adesso è nuovamente in parità, si chiede ma come abbiamo fatto a non scappar via. Adesso le ragnatele quasi portate giù dal soffitto, Daniello per Rutigliani, se fanno questo punto davvero per Mesagne è l'ora del ghiaccio, per Ruvo è l'ora di cominciare a mettere qualcosa in ghiaccio, che siano bottiglie di prosecco spumante, fate voi, scegliete voi. 9-8 è il frangente che forse decide il match, lo vedremo tra un po', ma estremamente significativo. Mesagne ci ha provato più volte in questi ultimi tre scambi a lasciare il segno, ma niente da fare, tocca a Fiorentino, mette la palla in rete e riequilibrare il tutto. 9 pari, peccato per questo errore di Fiorentino, ma abbiamo visto in che con che facilità la squadra ruvese può davvero girare quando vuole anche questo terzo set, quello che manca alla causa bianco-azzurra. Daniello per Rutigliani, il muro di Mesagne, 19. Prima di andare via, Mesagne ovviamente ha qualcosa da dire. Non vuole mollare giustamente Mesagne ed è 10-9 per il giallo-blu dopo questo muro vincente da parte di uno dei centrali avversari. Rutigliani ancora quasi vincente il muro brindisino, ma si continua a giocare ed è out la palla del 10 pari. Veramente, come dicevo all'inizio, questo set ce lo andiamo a giocare punto su punto, perché sicuramente Mesagne non vuole mollare, ma De Fazio spara out ed è 10-10 dopo il muro vincente di Radeglia. Rutigliani, Radeglia prova l'attacco, Tangari prova a murarlo, ricostruisce il team terruvese, Vendola e Passaro cerca di fare un po' di più e Tangari mette giù un attacco davvero perentorio, mostruoso. Forse l'assessore allo sport del comune di Mesagne lo citerà i danni. Tangari pazzesco, Tangari incredibilmente decisivo in ogni frangente delicato, quando sente odore di indecisione arriva Pasquale Tangari. Il muro dell'8-7, adesso il punto dell'11-10. Eccolo qua l'altro muro di Pasquale Tangari, 10-12. Non solo rischia di pagare i danni, ma rischia di diventare incubo adesso per Mesagne, il più piccolo della compagnia o quasi, Pasquale Tangari, a prendere tutti per mano e a portare quasi verso la porta dei sogni l'intero gruppo, l'intera comitiva di amici che si è ritrovata a un certo punto in un bar e da lì ne è nata una storia che potrebbe diventare pellicola di un film, con due promozioni storiche raggiunte o quasi. Aspettiamo ancora prima di affermarlo con decisione, certo lo meriterebbe questa squadra. Ora 12-11, scappa via la battuta a Rutigliani, incerti, teso come una corda di violino, non lascia nessun particolare, fa bene perché chiaramente uomo di sport, chiaramente ha letto anche lui del braccino del tennista e non vuole assolutamente incappare in cose di questo genere. Vendola, il muro ancora di Mesagne, poi Rutigliani, Vendola e forse il nastro, muro out, muro out, 13-11. Qua voglio spendere veramente una parola, difesa da gatto di Visceglie, veramente questo punto è il suo, più che il blockout di Arcangelo Vendola, Visceglie ha fatto una difesa allucinante nei tre metri, la palla era già a terra ma lui l'ha difesa e siamo andati a conquistare il punto dell'11-13 che ora diviene 12-13 dopo l'attacco di Argentieri, scusate, dopo l'attacco di Dimitri.
13-12. Messagne, e adesso ci prova Daniello, miracolo di Daniello lì vicino all'asta. Magri, poi Fiorentino, ancora per Vendola, e anche qua incredibilmente portano a casa il punto i ruvesi. Contro questa difesa c'è poco da fare. Qui un altro attacco che sembrava perso, un altro attacco che sembrava di marca gialloblè, si trasforma nel nuovo più 2. Michele Caroli che va in battuta con Daniello a 11 punti dal sogno, più 2 della Michele Caroli. Ci avviciniamo al traguardo conclusivo, anche se non ci pensiamo per scaramanzia, ma adesso è quasi l'ora di difendere su Magri che attacca in campo. C'è la deviazione di Fiorentino, attacco out, ma deviazione di Fiorentino che sportivamente si autoaccusa del colpo. 13-14 il parziale. Adesso va subito Messagne in battuta, ma c'è un cambio prima. Esce con la maglia numero 13 Friolo, entra con la maglia numero 8 Nicolì. Capozziello si diverte qui a cambiare un po' le carte in tavola prima di andare in battuta, spera in qualcosa di particolare, di speciale, che però fino a questo momento al servizio non ha avuto dai suoi ragazzi. Daniello per Auricchio, senza muro attaccato, ora Bisceglie. Daniello per Fiorentino, anzi no, va da Vendola, pallonetto morbido di Vendola, difeso da Messagne, Fiorentino, Daniello, Enrico Fiorentino, difeso ancora da Messagne, attenzione a Magri, ha nelle mani il colpo della parità e lo trova, 14 pari. La prima volta forse che Messagne in questi scambi prolungati ne porta a casa uno, lo fa col suo giocatore più rappresentativo Magri, che ovviamente non vuole mollare, non vuole lasciare nulla al caso, e allora Nicolì in battuta. Bisceglie, Daniello, va Vendola, il muro di Messagne, arriva Rutigliani, Fiorentino come può, attenzione adesso a Messagne. Si inventa un mezzo colpo che non mette in difficoltà la difesa ruvese. Fiorentino, il muro di Messagne, Rutigliani, una palla che esce out. Sorpasso Messagne, 15-14. E adesso se andiamo a rivedere il film di quello che è accaduto negli ultimi istanti, ricorderete come sul 14-12 ha sbraitato come non mai Donato Incerti. Sapeva che bisognava continuare a macinare e a non dare l'opportunità a Messagne di rientrare nel set. Questa cosa è accaduta. Adesso gialloblu avanti di un punto, 3-0 di parziale, con Nicolì al servizio che sbaglia, riporta tutti in equilibrio. E allora ancora una volta il vento della partita soffia verso Casaruvo. Siamo 15 pari, dobbiamo andarci a prendere questo break con Vendola al servizio. Ricezione positiva del Messagne, ma l'attacco è in campo, viene giudicato in campo ed è 16-15 Messagne, ed è ancora lunga, è ancora lunga. È lunghissima, Incerti dice punto Messagne. E allora in battute gialloblè lo fanno col numero 15 Passaro. Auricchio, Messagne ci prova ma non ci riesce a fermare Auricchio, 16 pari. Ed è lo stesso numero 99 che va adesso in battuta. Temperatura altissima all'interno del Palaudine. Tangari per Fiorentino, Fiorentino sbaglia, tacco out, 17-16. Qui poteva fare molto meglio il numero 3 ruvese, ha attaccato una palla con molta incertezza. Adesso Magri, un po' di tensione, ci sta a pochi metri dal traguardo. Magri, come complicarsi la vita a un certo punto. Daniello si affida a lui, Pasquale Tangari, però fa invasione e allora c'è il primo errore del suo match. Incerti l'indugia, non è ancora arrivato il momento di chiamare time out. Magri in battuta, su questa rotazione abbiamo sempre sofferto. Daniello, Tangari, e lui l'uomo che toglie le castagne dal fuoco. 18-17 in battuta ci va Fiorentino. Questo è un frangente che deve diventare molto prezioso. La panchina ruvese chiede l'incitamento del pubblico per scacciar via streghe e tensione. Attenzione a Tangari, non riesce a murare, rimangono tutti lì fermi, più due Messagne,
che per la prima volta dà l'impressione di poter portare a casa un parziale in questa serie di finale. Lo fa dopo essere stata sotto 14-12 con Ruvo, che lì non ha saputo premere il grilletto per sportivamente uccidere il match. In effetti era là che dovevamo crearci un'altra palla, invece 20-17 Mesagne più 3, timeout chiesto da Mister Incerti. Tre punti da recuperare a Mesagne, e l'avevamo sottolineato come Incerti, che ha sempre il termometro delle partite, quando si arrabbia dietro l'angolo c'è il pericolo, lo ha avvertito, palese, evidente, su quel 14-12, un paio di difese un po' leggere dei ruvesi, e Mesagne lì è stata brava a ribaltare subito il parziale. Adesso è un momento di difficoltà, il primo della serie, ma Ruvo deve ricordare di essere avanti un match e due set, 2-0 il computo di questi set. Bisogna vendere cara la pelle, questo è il primo momento di cedimento, tant'è che Incerti ha chiesto il time out. Per la prima volta in questo match Mesagne avanti di tre lunghezze, si era fermata sempre a due, e la tensione sta giocando un brutto scherzo alla squadra bianco-blè. C'era da aspettarselo che prima o poi arrivasse una reazione significativa da parte di Mesagne, che adesso vuole mettere le mani su questo parziale. Lo fa cominciando dal servizio, 20-17 il parziale, si torna a giocare. Danielo discute con l'arbitro, che invita a sollevare le bottiglie d'acqua da terra onde evitare spiacevoli incidenti. Fatto anche questo, allora si può riprendere a giocare. Bisceglie, Danielo per Rutigliani, muro difeso da Daniello, poi Fiorentino quasi a un millimetro dalla rete. Non sembra essere un momento positivo per i ruvesi, non lo è di fatto. 21-17 più 4 Mesagne, per la prima volta dall'impressione di poter portare a casa un parziale. Adesso è dura recuperare quattro lunghezze, bisogna pensare ancora a restare in questo set. Altrimenti ricordarsi che c'è sempre la chance successiva. 21-18, errore al servizio di Mesagne. E allora va Gigi Rutigliani. Sono mancati un po' i colpi anche di Rutigliani nel corso di questo parziale, soprattutto in attacco. Sì, in effetti siamo un po' scesi sotto l'aspetto della concentrazione, della cattiveria, ma ora c'è l'ace che riporta meno 2 il team terruvese, come lo chiama qualcuno. Siamo a meno 2, ci riaffacciamo nel set. Nono punto di Rutigliani, nono punto personale. Non molliamo. Ancora Rutigliani al servizio. Positivo la ricezione avversaria. Murato l'attacco brindisino, ma poi è lo stesso il numero uno Solazzo a mettere giù il pallone del 22-19, che significa più 3. Battute finali di questo parziale. In battuta ci va Solazzo, il capitano di Mesagne. Gran bella partita fin qui. Bisceglie, Daniello si affida a Vendola, il suo diagonale stretto significa punto numero 20 per la Michele Caroli, con Tangari in battuta, e lui ha saputo infliggere colpi importanti al servizio. Serve qualche punto diretto adesso per cucire lo strappo. Comesani, che è stata avanti di 4, 21-17, adesso 22-20. Dopo il cambio palla, pasticcio di Mesagne che se la cava comunque. Fiorentino rischia il tocco sul soffitto e poi pasticcia Daniello. Incredibile, Ruvo si è messa nei pasticci da sola in questo frangente, dopo che Tangare aveva fatto un mezzo miracolo al servizio. Ottima in ricezione Mesagne. Ora Solazzo, Rutigliani, Daniello, Vendola. Punto numero 21. Dovevano lasciarla andare quella sfera, invece Argentieri l'ha toccata quasi per caso. 23-21. Non vuole mollare la Michele Caroli, vuole assolutamente tornare subito nel set.
per farlo Daniello deve provare a stregare gli avversari. Si va sul meno uno o a tre palle set. Benzagna, Daniello, all'ultimo istante De Fazio ha deciso di prenderla. Magri, pallone morbido difeso da Vendola. Daniello per Fiorentino, nei momenti di difficoltà si affida a Fiorentino. Magri bisceglie, si tuffa, la prende, tocca a Vendola e mette sul nastro la palla che porta a tre set point Mesagne. Peccato, era un'ottima scelta quella di Daniello di pescare Vendola, che ha avuto tutto il tempo per pensarci, forse è stato quello il problema. 24-21, tre palle set. Si comincia con Mesagne, ma c'è il time out chiesto dalla panchina di Incerti. 24-21 e lo sport ci ha abituato a questo. Ruvo stavolta nel terzo set non ha saputo reagire allo scatto degli avversari. In effetti 24-21, tre palle set per gli avversari. E proviamo a rientrarci, c'è la possibilità, c'è, mai dire mai, mai dire gatto se non ce l'è nel sacco. E al servizio c'è proprio il Mesagne per chiudere questo set. Si torna in campo. Ricezione errata di Biceglie. Argentieri. Daniello, ricostruiamo. Fiorentino prova il block out, ma è quasi qualche metro in campo. Fiorentino ancora. E out l'attacco brindisino. 24-22, una palla a set annullata. Prima palla a set dell'intera serie a favore del Mesagne, che se ne va così con questo attacco out. Mesagne che vuole controllare la rotazione, Vendola in battuta. 24-22, prima mettere la palla in campo, poi pensare alla difesa. Questo ovviamente è l'obbligo per Arcangelo Vendola, non può più sbagliare, altrimenti 2-1 si ricomincia col quarto parziale. Vendola, occhio a Magri. Vendola, lui stesso a difenderlo. Daniello, guardate che pasticcio anche di Mesagne. Palla fil di rete, Auricchio, Murato, Rutigliani. Cade la palla a terra, ma qui Ruvo non è stata estremamente reattiva. Primo set della serie di finale, vita da Mesagne che riprende fiato e coraggio. 25-22, dopo il 25-21, 25-23 per i ruvesi, c'è un set da vincere a prescindere, potrebbe essere il quarto o il quinto. L'importante è che dall'altra parte abbiate un attimino il cuore forte, pronto a vivere tutte le emozioni che il Pala Udine è pronto a riservarci. Allora andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo qui per il racconto di questa gara 2 di finale tra Ruvo e Mesagne. Ormai la temperatura non si segna più qui all'interno del Pala Udine, tasso di umidità altissimo. La voglia di portare a casa la posta in palio è altissima. Sponda Mesagne, sponda Ruvo, davvero grandi motivazioni. Mesagne ha reagito nel momento in cui sembrava essere ormai quasi con tutti e due i piedi al di là del cornicione, quasi giù nel dirupo. Si è tirata su con i colpi di Magri, ma soprattutto di Demitri, che ha messo in grossa difficoltà la squadra ruvese. Qualche errore della Michele Caroli c'è stato, e come, soprattutto sul 14-12 ha avuto proprio netto il segnale Incerti che qualcosa stesse cambiando. Infrazione adesso sul palleggio e allora 1-0 per la Michele Caroli, con Tangari al servizio. Tangari, l'uomo della finale sia di gara 1 che di gara 2. La Michele Caroli avanti 2-7-1, va ricordato, no? Ha bisogno di altri 24 punti consecutivi o no, l'importante è che avvengano all'interno di questo set prima di quelli totalizzati dal Mesagne, e per far questo serve davvero grande lucidità. Adesso altra infrazione sul palleggio, portiamo tutto a casa, poi vediamo quel che troveremo sotto l'albero. 2-0 il parziale. Che se ovviamente preventivo parlare di festività natalizie, ma qua ricorriamo a tutto, perché quello che vorrebbero i tifosi dell'intera città di Ruvo di Puglia, davvero un gran regalo. Il muro è out adesso, Auricchio
non è riuscito a reggere all'urto degli avversari che si presentano in battuta con De Fazio. Maglia numero 2 per lui, pronto a mettere la palla dall'altra parte. 2-1 il parziale. Pitto ha ritrovato un certo equilibrio. Sì, in effetti ho detto, non bisogna mai tirare giù gli artigli. E nel frattempo c'è un punto piccante di Auricchio che mette giù il punto, scusate il gioco di parole, dell'1-3. Daniello al servizio. Cercano di rompere, di spezzare il ritmo agli ospiti locali. Buon servizio positivo di Daniello. Magri rigioca Ruvo, Fiorentino rigioca ancora Ruvo dopo il tentativo di muro dei brindisini. Stavolta è Mesagne a ricostruire, anche se non riesce a farlo al meglio. Vendola, Argentieri, Magri ed è out, ed è in campo il suo attacco. 2-3 il parziale per la squadra adesso ospite. 3-2. Grazie. Vendola. Adesso un po' di follia in Casarugo. Non deve perdere la concentrazione, in certi molto più nervoso ovviamente di prima. Daniello per Vendola, difende Mesagne. Attenzione a quest'altro parzialone della squadra gialloblè che potrebbe capovolgere le sorti del parziale. 4-3, 3-0 di parziale, un po' come era accaduto anche all'inizio del terzo set. 3-0 di parziale. Attenzione adesso Fiorentino e Dimitri, storie tese, protestano i due, devono intervenire gli allenatori. Incerti ha qualcosa da dire agli altri, ovviamente non la devono mettere sul piano dell'agonismo. Incerti si arrabbia, Fiorentino è stato trattenuto da Dimitri e ha scatenato la reazione della squadra bianco-blu. Deve restare calma Ruvo. Adesso Dimitri e Incerti. Francesco. 4-3 il parziale per Mesagne. Ha qualcosa da ridire, insomma, per farsi arrivare alla pressione a quel livello. Incerti, conoscendolo, ha subito davvero un grande torto e viene ammonito Dimitri. L'arbitro ha visto tutto allora. Vediamo se c'è un provvedimento disciplinare anche per la panchina, per Fiorentino. In battuta Friolo, io di qui stavo analizzando altri aspetti, non ho visto l'accaduto, Francesco, non so se tu sei sul pezzo. Stavo gustandomi, diciamo, un caffè, era diventato l'angolo ristoro, ogni tanto serve. È in campo l'attacco di Fiorentino, ci sono le proteste dei brindisini, ma l'attacco era nettamente in campo. Questo è un errore, è un gratuito che l'arbitro ci dà, incredibile, cioè la palla era uscita davvero di tanti centimetri. Mesagne impazzisce, mamma mia, che omaggio da parte dell'arbitro. Arriva Dimitri, Vendola lo difende. Attenzione perché qui tra litigi e altro il match sembra poter prendere qualche direzione. Fiorentino, Daniello, doppia al palleggio, non ci voleva questo errore. Ma ovviamente capite, col passare dei momenti, col passare dei minuti, con la tensione che aumenta, il numero degli errori diventa notevole, per cui va giustificata anche l'arbitro che ha dovuto gestire anche delle storie tese extra nel corso di questo parziale. 5-4 il punteggio in favore di Mesagne, con Dimitri che ci prova, ma la palla è nettamente fuori, qui non ci sono dubbi.
Dimitri è abbastanza nervoso e Capozziello rischia di perdere un giocatore che l'aveva aiutato tantissimo nel corso del terzo set. Chissà cosa accadrà adesso. Intanto Auricchio, Ruvo deve restare congelata, deve provare a non farsi tirare in mezzo a queste beghe. 5 pari, 6-5 per Mesagne. Cambi palla regolari. Mesagne che comunque conserva il punto di vantaggio. Occhio Magrin battuta, l'altro giocatore da tenere d'occhio. Vendola, Daniello, va Fiorentino, il muro, Argentieri vola, Magri confeziona un altro ottimo recupero. Mesagne, che ovviamente è cresciuta tantissimo, a un certo punto sembrava barcollare, ma su questo lungolinea di Rutigliani non può nulla, sei pari. È bene che i ruvesi trovino alternative, non solo Fiorentino, non solo Tangari, ma i Vendola e i Rutigliani devono fare la differenza adesso. Innanzitutto bisogna uscire da questo momento di nervosismo, perché hanno cercato di metterla sotto il piano nervoso, era l'ultima chance dopo quell'attacco, quella contesa a rete. Adesso c'è il punto del 6-7. Attacco a rete Brindisino, proviamo a crearci il break con Enrico Fiorentino al servizio. Dicevo prima su quell'attacco di Enrico out, dicevo che era dentro, perché bisogna sempre dar ragione agli arbitri. Continuano gli errori, li vedete, si moltiplicano in maniera notevole. Adesso c'è l'alternanza di vantaggi da una parte e dall'altra. 7 pari il risultato adesso, siamo nel corso del quarto set, 2-1 Michele Caroli, un match è già alle spalle delle due squadre, conquistato da Ruvo 3-0, la palla tocca il soffitto e allora Mesagne ritrova il vantaggio, 8-7, regna l'equilibrio, regna l'alternanza di vantaggi. Chissà che Ruvo adesso sotto nel parziale non trovi le energie supplettive per provare a ribaltare la situazione. Mesagne sembrava essere quasi al tappeto, ma ha saputo rialzarsi, e come, mostrando tutte le sue qualità e grandi capacità mentali, perché non era facile restare vivi in questa gara. Adesso c'è la deviazione del muro, palla out, 8 pari. Lì la partita a un certo punto si è giocata sul piano psicologico, per quel motivo Incerti spingeva i propri ragazzi affinché mettessero a terra tutti i palloni che capitavano nelle mani dei vari Rutigliani e Fiorentino. C'è stata qualche incertezza e Ruvo l'ha pagata cara, però aveva percepito che quello era il momento per spingere il piede sull'acceleratore. Adesso Argentieri va in ricezione e il pallonetto di De Fazio è magico, si è fatta sorprendere due volte sotto rete la squadra ruvese, prima con il muro e poi con Daniello, tutto facile per De Fazio, con Solazzo il capitano che adesso va alla battuta. 9-8 il parziale, sempre Mesagne avanti, rischia di toccare per prima quota 10. Solazzo, Vendola, Daniello, Tangari vola, più in alto di tutti, è rimasto in sospensione non so per quanto tempo, numero del 22 in campo. Tangari davvero straordinario, Tangari. Eccolo qua, 9 pari il parziale. Argentieri, palla out ed è il nuovo vantaggio per la Michele Caroli. 9-10 il parziale. Torna Tangari in battuta, sempre tra le mani del numero 22 i palloni che contano. Il muro ruvese non può nulla sull'attacco di Dimitri. Adesso la partita è davvero straordinaria. 10 pari il parziale. La partita è cresciuta di intensità. Forse si sta difendendo un po' meno da ambo le parti, però sotto l'aspetto tecnico è una partita davvero straordinaria. Si sta anche sprecando pochissimo. Si sta ragionando soprattutto in questo scambio, palla ragionata da Vendola per il 10-11, Daniello al servizio, siamo in P1, dobbiamo provare ad allungare. Magri, toccato il suo attacco, rigioca Ruvo, Vendola, rigioca Mesagne,
il libero server Gentieri che viene murato ed è più uno, più due, Ruvo Terlizzi per questo 11-13 targato Vendola che mi sta segnando, mi sta facendo segno, segna 10-12. Più due, Daniello adesso in battuta, attenzione ad Argentieri, Demitri arriva, il muro ruvese, Bisceglie, Auricchio per Vendola, sceglie di attaccare su De Fazio, ottimo De Fazio, Magri non può attaccare, allora Auricchio, arriva Daniello, si affida a Fiorentino, tutto molto bello, straordinario adesso la Michele Caroli, avanti di tre, avanti di un set e di un match, fate voi, la matematica dice 12, il punteggio 13-10, Daniello in battuta, c'è stata la reazione che tutti quanti volevamo a un certo punto, all'improvviso. Daniello per Fiorentino, muro di Mesagna, ma ancora il miracolo dei ruvesi con Rutigliani, attenzione a Magri, attacca a terra, 11-13, bene, molto bene la squadra di Mesagne che rischiava di andare ancora una volta al tappeto, invece reagisce, da grande squadra, da squadra talentuosa qual è, squadra molto esperta, fuori Argentieri, adesso in battuta ci va con il numero 13 Friolo, Bisceglie, Daniello per lui, per il bomber fiorentino, Rutigliani bene in difesa, tocca a Vendola, la palla non passa oltre il nastro, tutto da rifare, 12-13. Questo dimostra quanto sia alto il livello di questa finale playoff, c'è un posto in Serie C, poi chi perde ha la chance di rifarsi nel turno successivo, ma ovviamente prima si arriva a quel traguardo e meglio è, pensate un po' che trauma per i ruvesi che davvero hanno avuto in più di una circostanza le mani sulla partita, dobbiamo affondare il colpo. Ancora Friolo in battuta, si è disposta la squadra ruvese, Bisceglie, ora ancora Bisceglie, Daniello, Auricchio, attenzione adesso ancora Demitri, il muro ruvese, Daniello si affida a Fiorentino, banca Enrico Fiorentino, sta aprendo una filiale in centro anche a Mesagne. Stesso punteggio del terzo set, ma dobbiamo provare ad allungare, eravamo 14-12, abbiamo perso 25-22, ma stavolta dobbiamo provare ad allungare, Vendola al servizio, riceve bene il libero avversario, il pallone in campo per il 13-14, targato proprio Argentieri. È lunghissima ancora, c'è Demitri in battuta, 13-14. Era giurato proprio il set lì su quel 14-12 nel terzo parziale. Adesso rientra in campo con la maglia numero 15 Sandro Passaro. Ed è una mossa che abbiamo visto anche precedentemente. Passaro. Vendola, Daniello per Rutigliani. Diagonale difeso da Argentieri. Ma fino a un certo punto più di quello non poteva fare il libero avversario. 13-15. 10 tasselli che mancano in questo percorso verso il paradiso. Ora Auricchio va in battuta, pesca De Fazio, Passaro, Vasolazzo, Fiorentino non sa neanche lui come, Daniele Vendola, storie tese, Auricchio la rimette dall'altra parte e allora Passaro per Magri, murato, ma non può nulla la Michele Caroli che ha difeso in maniera molto approssimativa. Pensa al prossimo turno Donato Incerti, 14-15, Magri in battuta, attenzione perché questa è una rotazione molto velenosa per noi. Anche perché con l'innesto di Passaro su Argentieri il Mesagna sta giocando con la doppia penetrazione, praticamente con sempre una situazione di attacco a tre e difatti ora Fiorentino viene murato ma Tangari mette giù la pallina magica del 14-16. Tangari fino a questo momento forse il migliore in campo. Al servizio Fiorentino sul 14-16, 2-1 Ruvo, 25, 21-25, 23-25, 25-22
i primi tre parziali di questa contesa che può portare alla Serie C. Finiva out l'attacco di Passaro, però è 15-16. Non riesce a rigiocare Ruvo. Un punto di vantaggio sempre per i ragazzi di Mister Incerti. Buono il servizio di, cioè la ricezione di Biceglie. Attacco di Rutigliani, tenuto in campo Murato. In campo nostro ed è 16 pari. Come se in pratica il set cominciasse adesso, è parità, punto numero 16. Anche qui Ruvo ha dato l'impressione di poter scappare via, ma Messagne non ci sta, sempre dietro l'angolo. Adesso Biceglie direttamente sul soffitto, sulla ricezione. Malefico, malefico in battuta. Il giocatore con la maglia numero 12, Pompeo Dell'Atti. 17-16 Messagne, 3-0 di parziale. Dell'Atti va, Biceglie, Daniello per Tangari, è l'uomo della finale, l'uomo che in questo momento è capace davvero di tutto. Vendola, si affida a Rutigliani Daniello e non sbaglia, diagonale stretto, punto numero 17 che porterà anche male, ma significa riagganciare gli avversari. Equilibrio a pochissimo dalla fine del quarto set. Rutigliani, ormai ci siamo ed è tensione fino in fondo ed è giusto così che queste due squadre si giochino le proprie chance fino alla fine, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo colpo. Rutigliani pronto ad aspettare la palla che era terminata al di là dell'impianto del Palaudine. Ora Rutigliani. Rutigliani. Argentieri. Attenzione a De Fazio. Il muro ruvese. Tangari, Daniello. Tangari da qualsiasi posizione la mette su, incredibile quello che ha fatto Tangari in questa fase. Punto da parte di Messagne, molto voluto da Friolo, ma quello che ha fatto Tangari, le sue tentacolate da terra, davvero impressionanti. 18-17 e adesso Messagne ancora lì in battuta al servizio per dire a Ruvo chissà che non ci rivediamo ancora. Michele Caroli che non vuole sentire neanche parlare di una eventuale gara 3. De Fazio, bene Biceglie, poi Rutigliani, Vendola, Magri in difesa, attenzione perché qui può scappare il break, ma Messagne pasticcia con De Fazio. 18-18, non vorrei dir nulla ma nello sport questi errori si pagano. Lì sarebbe stato il 19-17 e invece la palla è finita in corridoio e al servizio chi ci va? Pasquale Tangari. E forse abbiamo capito come potrebbe finire questo quarto set, chissà. Nel frattempo siamo in silenzio, aspettiamo Pasquale Tangari. La ricezione di Argentieri un po' difficoltosa. Passaro, Rutigliani molto bene, ma non arriva l'aiuto del compagno per questioni di millimetri e Messagne è sempre lì, avanti di un punto con De Fazio al servizio. Si sono ridotti notevolmente gli errori da una parte e dall'altra. Man mano che ci avviciniamo al traguardo dei 25, Pitò non ha più ossigeno e neanche i giocatori in campo, che vanno d'inerzia con Vendola adesso a mettere a terra il punto numero 19. Argentieri è andato lì con la manona per provarci e invece non ci è riuscito. Daniello adesso in battuta, il pubblico di Ruvo fa tifo, spinge il sodalizio bianco-azzurro e la palla si ferma sul nastro che è giallo blè e lo dimostra ancora. 20-19 Messagne, in battuta ci va Dell'Atti. Momenti che davvero segnano l'esperienza di ogni singolo giocatore, di ogni club. Arcangelo non rischia, la mette dall'altra parte, occhio a Magri, pasticcione di Messagne. Ringrazia Ruvo che deve difendere da Passaro, che però attacca in rete e non è il calcio. 20 pari, Vendola in battuta. Quarto set, in teoria ne servirebbero 5 prima che li facciano gli altri.
ora Vendola in battuta, è un momento importante, bisognerebbe cambiare l'inerzia del set. Argentieri ricezione, quasi rischia l'invasione, anzi la compie Solazzo, lì si è suicidato Argentieri. Ruvo ritrova il punto di vantaggio, come avevamo detto in precedenza, 21-20, 4 punti da mettere a segno il prima possibile. Vendola stavolta su De Fazio, attenzione a Magri, colpo morbido da parte di Magri, non lo legge Vendola, che tra l'altro era quello che aveva lasciato il turno di servizio da poco. 21 pari. Incredibile finale di quarto set dove l'equilibrio davvero è totale. Passaro, Bisceglie, Daniello, si affida a Rutigliani, il colpo di Gigi Rutigliani, lungo linea, perfetto, punto numero 22, più 1, Auricchio in battuta per cercare il break, per cercare quegli spiccioli che servono per completare il puzzle. Auricchio, 22-21. Magri spinge, Vendola c'è, Tangari, Fiorentino ci arriva comunque malgrado le difficoltà dei ruvesi. Magri, Vendola, Tangari, anche questa ha preso, pazzesco, ha messo il palmo, ha staccato la mano e l'ha presa. Attenzione perché si può andare sul più due. Rutigliani, la difesa di Argentieri, ma c'è l'invasione. 23-21, ne mancano due tasselli per il sogno promozione chiamato Serie C. Mesagne, che adesso è congelata, ha perso un po' di sangue, circolazione che non passa però anche nel corpo dei ruvesi, che sono lì, accarezzano il sogno con le porte della Serie C che cominciano a spalancarsi. Mancano due punti, il 23esimo è stato davvero straordinario, con la mano staccata di Tangari, quasi lì buttata a terra per caso, e che invece ha anticipato il tocco del pallone sul parquet, e da lì è nata l'emozione, è nata la gioia, è nata la fiducia, è nata tutto quello che stiamo per vivere. A due punti dal sogno, Michele Caroli che va in battuta, quasi meglio non pensarci, quasi meglio di credere ancora di stare come ragazzi seduti lì in villa a parlare dei sogni, a parlare di quello che lo sport può regalare, emozioni e non solo. Qui confeziona la Serie C Argentieri, Passaro, Magri, il muro ruvese, e allora Vendola per Enrico Fiorentino, arma il braccio, il muro di Mesagne, la palla forte sarebbe uscita, Incerti dice non ci pensiamo, restiamo concentrati, con Mesagne che è tornata sul meno uno e Magri che va in battuta e che ovviamente non ci sta. Magri, il giocatore più esperto in campo, il giocatore più importante della squadra ospite, capozzello a parte, e allora Magri in battuta con Ruvo che si deve affidare alla ricezione perfetta di Rutigliani. Daniello va da Fiorentino e da chi se no, 24-22, due match point, si scrive la storia. Pala Udine di Mesagne, l'orario 20:13, Fiorentino in battuta. E c'è il time out chiesto dalla panchina di Mesagne. Abbiamo ancora modo, tempo per goderci tutto quello che sarà il post partita. Intanto qui siamo avanti di un match, 2-7-1, e abbiamo due match point in saccoccia. Tutto questo è davvero straordinario, ma serve trovare l'ultimo pezzo per completare il puzzle, metterlo lì nel mausoleo dello sport ruvese e perché no anche terlizzese, perché ovviamente la corazza di questa squadra è tutta terlizzese, ma qui c'è da confezionare l'ultimo punto che manca. 22-24 il parziale, adesso Fiorentino in battuta, l'emozione è davvero tanta sul volto dei presenti in campo. Fiorentino, De Fazio, Passaro, attenzione al pasticcio di Mesagne, Daniello per Gigi Rutigliani, il muro è dentro, muro in da parte di Mesagne, 23-24, annullato il primo match point. Incerti dice pensiamo a questo, pensiamo al prossimo punto che potrebbe essere ancora più decisivo. Chi prima arriva ad avere due punti di vantaggio d'ora in poi porta a casa il set. Dovessero essere i ruvesi, sarebbe il match in ghiaccio. Mesagne che va,
Bisceglie, Daniello, ancora Rutigliani e c'è la difesa ancora di Mesagne. Attenzione a De Fazio, pasticcia Fiorentino, Daniello, ancora Rutigliani, stavolta è decisivo, stavolta è decisivo Gigi Rutigliani, Michele Caroli in Serie C, 20-14, Michele Caroli in Serie C, incredibile, storica promozione della squadra ruvese. Incerti, subito Sportivo a salutare gli avversari, ma intanto è festa grande nella metà campo ruvese, qualche attimo di terrore lo hanno vissuto, perché no, adesso bisogna salutare gli avversari, dare loro l'onore della finale, di aver disputato due gare molto emozionanti, 3-7-0, poi 3-7-1, 25-23 l'ultimo parziale, è finita qui dunque con la Michele Caroli che vince il campionato di Serie D, un sogno che si realizza in maniera davvero straordinaria, un pomeriggio che era cominciato davvero nei migliori dei modi con la conquista subito del primo parziale, 25-21, 25-23, poi ritorno in partita degli avversari e ci mancherebbe altro, il valore di questa squadra davvero straordinario. Mesagne che adesso prende gli applausi del proprio pubblico, c'era davvero poco da fare ed è giusto onorare tutti coloro che hanno fatto parte di questa compagine. Maglia numero 99 Luigi Auricchio, maglia numero 26 Gianluca Bisceglie, 13 il capitano Vito Daniello, 17 Luca De Nicolo, 3 Enrico Fiorentino, 11 Michele Maggialetti, 21 Francesco Mazzola, 7 Luigi Rutigliani, 9 Rocco Rutigliani, 22 Pasquale Tangari, 6 Domenico Ursi, 1 Arcangelo Vendola e poi lui, il mister promozioni Donato Incerti e Giuseppe Cassano, l'accompagnatore della squadra, un gruppo davvero straordinario, da sottolineare ovviamente il grande affetto del pubblico, il grande affetto della città di Ruvo di Puglia che adesso ha due squadre in Serie C, la Tecno Switch per quel che riguarda il campo femminile, la Michele Caroli per quel che riguarda ovviamente il campo maschile. È un pomeriggio storico questo 20 maggio 2018 20:14, l'orario in cui si sono aperte le porte del paradiso e la Michele Caroli ha deciso di entrarci davvero con gli applausi di tutti quanti. Straordinario davvero quello che abbiamo vissuto in questa stagione, una squadra che all'inizio non riusciva a portare a casa la piena posta in palio, che doveva rifugiarsi nel tiebreak e che poi ha cominciato a dimostrare di poter essere la più forte dopo il Gravina e lo ha fatto gara dopo gara, conquistando il secondo posto con la vittoria in casa del Polignano ed è arrivata adesso la grande festa per questa Serie C voluta e straordinariamente conquistata dalla squadra biancoazzurra. Come abbiamo detto prima in telecronaca con Francesco Pittò, inutile dire, indicare l'uomo copertina sicuramente in questa finale, l'immagine che ci porteremo dentro è quella del numero 22 Pasquale Tangari, ma tutti hanno dato il loro contributo, Gigi Rutigliani l'autore dell'ultimo punto, quello decisivo, quello del puzzle completo, ma Enrico Fiorentino, le scelte di Vito Daniello, Auricchio e gli altri che abbiamo nominato gara dopo gara, sottolineando l'importanza del gruppo, di un gruppo che davvero in più di una circostanza non immaginava mai di poter arrivare in Serie C, ma allenamento dopo allenamento, fatica dopo fatica è riuscito a scrivere una storia davvero straordinaria e importantissima. E allora Paolo Pinto ringrazia Vincenzo Aruano che ha seguito con me tutte le fasi salienti di questa stagione con Francesco Pittò, che adesso ovviamente si gode l'esultanza, il festeggiamento della squadra, anche lui importante in questo percorso che porta in Serie C la Michele Caroli. E allora ancora scene di festeggiamento e scene di grande divertimento, e poi dobbiamo spendere due parole anche per Michele Maggialetti, Luca De Nicolo, due uomini squadra in tutto e per tutto, uomini che ogni volta chiamati in causa hanno sempre risposto presente e adesso è il momento della gioia. Nel corso del terzo set avevamo ipotizzato che lo champagne fosse già stato messo in ghiaccio, ma lo sport ci ha dimostrato che fino all'ultimo punto tutto può cambiare. Mesagne ha dimostrato tutto il suo valore, tutta la sua grande capacità di restare attaccata alla finale, lo ha fatto fino in fondo, riaprendo un po' i giochi, mettendo un po' di paura alla squadra ruvese, ma appena varcato il varco
del cifra numero 20. Lì non c'è stata più storia, lì c'è stata solo Michele Caroli. E allora adesso noi con queste immagini di grande divertimento e di gioia, come lo sport dovrebbe essere, vi salutiamo e vi ringraziamo. Da stasera la Michele Caroli è in Serie C ed è davvero una grande gioia, un grande momento anche per noi di Ruvesi.it, che vi abbiamo raccontato questa ennesima promozione sportiva fondamentale per la città in diretta streaming sul nostro portale. Paolo Pinto vi saluta e vi ringrazia. Alla prossima.